Hola mis amores, benvenuti al mio canale, io sono Vania. Adesso sì, come avete già letto nel titolo di questo video, finalmente ho realizzato un tutorial parlando di trucco. Ragazze, non volevo perdere questa occasione di fare questo trucco utilizzando questa palette dalla Wycon. Questa si chiama Rosemaniac Shades of Blossom, vedete? E vi faccio vedere subito l'interno. Ecco qua, non so perché mi ricordate a quella di Huda Beauty, non capisco, no, per niente. Comunque, questa palette mi è stata regalata per il mio compleanno, quindi ho detto, oh my goodness, no, va bene, questa la devo proprio utilizzare. Infatti, vedete che ho fatto questo trucco abbastanza strong, cioè per il mio genere di trucco che faccio solitamente, perché a me piace fare più dei trucchi naturali sul nude. Ma questa volta, vedendo questa palette, cioè questi ombretti, ho detto, Vania, dobbiamo azzardare un po'. Quindi, sì, questo è il risultato e devo confessare, ragazze, che mi è piaciuto. Mi è piaciuto decisamente e senza parlare di più, cominciamo con questo video. Sigla! Bentornati al mio canale, io sono Vania. Prima di cominciare con questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, solo dovete cliccare il bottoncino rosso qui sotto e il campanellino delle notifiche. E prima di cominciare a parlare di questa super mega palette che si è rivelata tutta una cosa fantastica, voglio parlarvi di questi boccoli. Vogliamo parlare? Sì, io lo so di sì. Quindi, ragazze, se volete vedere come ho fatto questi boccoli, dovete andare un video prima di questo dove vi ho fatto vedere come utilizzare questo. In quel video, nel video precedente a questo, vi ho fatto vedere. So che sembra una copa mestruale, lo so che l'ho già detto, però mi ricorda quello. Però, ragazze, devo dire che il risultato è bellissimo. Quindi, ragazze, chiudiamo questo parentesi e adesso sì, parliamo di questo trucco. Bene, ragazze, cominciamo con questa make up. Sì, effettivamente questa è la palette, come già detto all'inizio, la Rosemaniac dalla Wycon Shades of Blossom, che è questa, cioè praticamente sono i colori, le tonalità sul rosa, però quello che mi ha tirato di più l'attenzione è all'interno. Così, cioè, quando l'ho vista ho detto, guarda, questa è la stessa cosa da Huda Beauty. Oh no, cioè effettivamente non ho avuto il bisogno di andare a vedere, oddio, guarda, vediamo a confronto se... No, cioè tu te ne rendi conto così, però così te ne rendi conto. Cioè questa è un dupe da Huda Beauty, non è che ha qualcosa di sbagliato o di negativo. Allora, se proprio volete parlare, oddio, dobbiamo mettere a confronto, perché devo dire da subito che effettivamente all'interno di questa palette ci sono due o tre cialde ombretti che hanno lo stesso nome da quello da Huda Beauty. Per esempio Teddy, cioè Teddy la trovate anche dentro Huda Beauty e dentro questa palette dalla Wycon. Infatti vi lascio da questo lato la foto da questa palette di cui sto parlando, da Huda Beauty. Cioè, ovviamente come dimensione è più grande perché la Huda Beauty ha due o tre cialde in più, una cosa del genere, a parte ha un correttore. Questa ovviamente non ha quel correttore e non ha quelle cialde ombretti in più. Poi un'altra differenza, a parte il prezzo, perché ovviamente c'è quella differenza, ci sta, cioè è normale. Allora, in questa palette, come vedete, ci sono i colori più scuri, su quella da Huda sono dei colori un po' più chiari, più sul rosa effettivamente, però più chiari. Questi colori sono più scuri perché ovviamente è appena uscita, penso che l'hanno fatta apposta, più adatta a questo periodo invernale, questo periodo che sta arrivando del Natale. Anche se devo confessare che non ho provato tutti gli ombretti, perché come sapete io amo i trucchi molto sul naturale, molto sul nude, e questi colori sono abbastanza impegnativi per me, soprattutto perché hanno questi shimmer che sono bellissimi, per amor di Dio, mi piacciono un sacco, qualcosa che sbrilluccica subito, mi attira l'occhio, quindi vado di là, no, a sbattere proprio là. Però vabbè, infatti meno male sto facendo questo video, perché così ho il pretesto
per fare un trucco un po' più strong, un po' più carico. Quindi smettiamo di parlare e andiamo a fare questo bel trucco forte, strong, come non lo faccio da miliardi di anni. Quindi cominciamo. Allora, prima di tutto vado ad utilizzare questo colore che si chiama base o base, praticamente è la base, quindi la vado a stendere su tutta la palpebra mobile fissa, cioè su tutto, ok? Allora, devo dire che come texture questi ombretti, o almeno questo proprio qua, non crea fallout, quindi vado a prendere questo ombretto che si chiama Teddy, questo qua, vedete, è un marroncino molto chiaro, quindi vado ad applicarlo in questa parte sulla piega palpebrale. Guardate, non lo so se riuscite a vedere bene la pigmentazione, ma qui sulla cialda sembra un marrone chiaro, e quando lo applichi vedete che colore pigmenta, cioè un colore sul rosa, cioè un rosa, un colore bello, veramente wow, non mi aspettavo. C'è veramente un altro colore molto diverso, guardate, questo sembra un colore marrone e già una volta applicato è sul rosa. A me piace, a parte che a me piace molto il colore rosa. Si vede? Si vede? Il fondo? Ok, e adesso voglio utilizzare questo altro colore che si chiama Plummy. Questo qua, questo scuro. Sembra un colore sul viola, un colore uva. Vado ad utilizzare questo altro pennello. Vedete? Oh my god! E lo vado ad applicare proprio in questa parte, wow, e voglio collocarlo anche in questa parte, wow, un bel colore. A parte, sapete che non mi sta creando fallout nemmeno questo, e mi piace questa sfumatura che sta creando, quindi oh, bello, oh my goodness, guardate come lo sto sfumando, ricchissimo, mi piace tanto, veramente mi mancava fare un trucco insieme a voi. Ok, adesso voglio provare questo che si chiama Vintage e lo voglio applicare in questa parte. Wow, un bel colore, guardate, non voglio toccare questo che ho già sfumato, quindi così, con dei leggeri picchietti. Ragazzi, voglio fare una cosa pazzesca, cioè nel senso che vediamo cosa esce, perché voglio utilizzare questi due, cioè questo shimmer proprio rosa che si chiama Surprise, questo, e questo altro che si chiama In Love. Quindi facciamo un... Però lo voglio applicare con le dita, proprio perché così questi ombretti rimangono di più, cioè attaccano di più, perché il dito, cioè la pelle, crea questa sorta di olio naturale. E vediamo, se no prendo un pennello. Senza toccare questo, prendo il pennello piatto, questo. Qua col pennello si spezza però. Vado col dito, ragazzi, scusate però. A me funziona meglio col dito, proprio per questa cosa che vi ho già detto. Ok, e adesso prendo questo In Love con un pennello piatto. È un po' cremoso, cioè nel senso, non è cremoso, però non è proprio secco, cioè non lo è, non è secco, guardate, vediamo. Ok, oh, oh. Guai, con che hai fatto, mi hai sorpresa, voglio che tu lo sappia. Wow, ragazze, non lo so, voi lo vedete? Ditemi che lo vedete, che riuscite a vedere questo, ma mi piace proprio questo effetto. Io lo lascerei così per i miei gusti, però voglio provare come rimane col dito, con l'applicazione così col dito. Guardate, questo è uno specchio, cioè uno specchio. Oh my goodness, oh my goodness, ma dal vivo, ragazze, sembra uno specchio, giuro. È bellissimo. Bene, adesso vado a pulire questa parte. Per quello io utilizzo il mio super amatissimo correttore da Maybelline.
Ok, adesso realizzo il mio eyeliner e incollo delle ciglia finte e torno. Bene, adesso ho già fatto il resto del trucco, anche se non ho ancora finito con gli occhi, ma ho messo già le ciglia finte, l'eyeliner e questa tinta labbra. Questa è dalla Essence, non quella Essence che vendono da OVS, se no quell'altra Essence. Comunque vi lascio il link sempre sull'info box. Questo è l'eyeliner che ho utilizzato per realizzare ovviamente il mio eyeliner dalla L'Oreal. E le ciglia finte che ho utilizzato sono queste, quelle che vi ho fatto vedere in un video dei ciglia finte magnetiche. Sono queste che c'erano in omaggio, quindi vanno benissimo. A me piace questo effetto di queste belle ciglia finte. Vado a truccare la parte inferiore perché ancora non finisco. E per quello vado a utilizzare questo altro ombretto che si chiama Burgundy, o Burgundy, questo qua. Vedete? Wow, guardate questa pigmentazione, ragazze. E applico un po' di mascara. Bene ragazze, questo è il look completo, già con i capelli sciolti e tutta un'altra cosa. Veramente a me è piaciuto molto questa palette, mi piace molto questo trucco, anche se non sono molto abituata a fare dei trucchi così strong per il mio genere, perché a me piace più il trucco più sul nude, sul naturale. Però devo dire che questa è stata una bella scoperta e sicuramente vi farò altri look che voglio condividere con voi, perché ragazze, cioè voglio dire, guaico, ma ti sei superata! E ve la consiglio assolutamente, almeno per quegli ombretti che abbiamo utilizzato insieme. Veramente devo dire che sono fantastiche. Per quello che si paga confronto a Huda Beauty, veramente è una bella differenza. Come prezzo, come ombretti, devo dire che solo perché mancano tre cialde. Però super consigliabile, veramente si lavora benissimo, voi l'avete visto, ed è molto alla portata di tutti. Vi lascio da questa parte il link che comunque potete vedere in un video indietro di questo. Lì vi ho fatto vedere come utilizzo queste cosine per ottenere questo risultato ed è una forma di fare dei boccoli senza utilizzare il calore e senza rovinare i capelli. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi pollice in su, condividete questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, solo dovete cliccare il bottoncino rosso e il campanellino delle notifiche. E adesso sì, io vi lascio un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!